Gamba e Milano è un gioco di squadra. Nato in una città che corre sempre, si sono sfidati in altezza, in profondità, dove il miglior attacco è stata la difesa di una grande storia. E tante volte mi alzavo al mattino, che era ancora buio, per allenarmi da solo. E ho fatto tanti sacrifici, perché io volevo fare le Olimpiadi, volevo vincere un campionato, volevo fare i campionati del mondo, volevo fare i campionati d'Europa, volevo fare tante cose. Sono riuscito a farlo perché alla mattina mi alzavo, c'era ancora buio. Massimiliano Finazzer-Flori, la vita da film di Sandro Gamba in 53 minuti di immagini, di ricordi, di memoria, di cultura, un'opera omnicomprensiva davvero. Sì, il titolo è Un coach come padre, che si rovescia anche nel suo contrario, un padre come coach, cioè la figura di Sandro Gamba diventa un po' un padre autorevole che attende la famiglia. La famiglia siamo noi i tifosi, siamo noi i giocatori o ex giocatori. Forse di questo c'è bisogno oggi, di un movimento del basket che abbia una storia familiare, una famiglia al suo centro. Due scudetti, due coppe dei campioni, hai citato Aldo Ossano, c'è Marino Zanatta, Lucarelli, Paolo Vittori, ci sono tantissimi che hanno contribuito a fare di Varese una delle piazze leggendarie della pallacanestro italiana. Ma sono certo che in realtà c'è un po' di Sandro Gamba in ognuno di noi, se no non saremmo venuti qui questa sera. Grazie, buona visione.